GF VIP, Elia è fuori. Ed ecco che fa alle 4 del mattino mentre Jane Alexander è nella casa. Elia Fongaro è stato l'ultimo concorrente eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP. Lunedì scorso il modello ed ex velino di Striscia la Notizia ha perso al televoto contro Martina Amdi e Ivan Cattaneo. Un'eliminazione che pochi, lui compreso, si aspettavano e che ha gettato nello sconforto Jane Alexander, l'attrice che proprio nelle ultime settimane era sempre più vicina a lui. Elia è uscito dalla casa proprio nel momento in cui il flirt con Jane si faceva più intenso e lei non è riuscita a trattenere le lacrime quando Ilary Blasi le ha chiesto di leggere il verdetto del pubblico a concorrenti e telespettatori. Sin dai primi giorni il feeling tra i due è apparso evidente, nonostante l'attrice fosse impegnata. Il fidanzato, Gianmarco Amicarelli, le aveva anche chiesto di sposarlo da fuori la casa ed è stato a quel punto che, complice l'attrazione per il modello, le sue incertezze hanno preso il sopravvento. Con Gianmarco, però, ha detto di voler chiarire la situazione una volta finito il reality. Da quando Elia non è più in casa, Jane ha cominciato a sentire sempre più forte il peso della solitudine. Ha trovato conforto parlando con lo chef Andrea Mainardi, al quale ha raccontato dei suoi momenti difficili, quando ha dovuto combattere contro la dipendenza dall'alcol. C'è stato un grandissimo amore, ora non so più gli ha confidato, ho smesso di bere grazie a lui, mi portava dagli alcolisti anonimi. È una persona splendida. Si è preso la responsabilità di prendersi una donna in casa con un figlio adolescente e ha avuto due palle così. A proposito del figlio e della sua reazione al flirt di Jane ed Elia, qualche giorno fa Damiano, 14 anni, ha rotto il silenzio sui social e dimostrato tutto il suo sostegno alla madre. Mamma, sono con te, ha scritto il figlio sotto a una bella foto di lui e Jane apparsa sul suo profilo Instagram. Non solo, ha anche cominciato a seguire Elia Fongaro, il modello per cui la madre ha deciso di chiudere la relazione con Gianmarco Amicarelli. Let it go.